Ciao amici da Giampi. E da Matte. Allora, sta per finire l'incontro, il derby di Milano. Vai, comincia a dire qualcosa tu. Io direi comunque si parte subito con un'Inter scatenata nel primo tempo che va ripetutamente sempre vicino al gol del vantaggio. E Donnarumma fa grandissime parate, però sai un po' com'è. L'Inter è nettamente superiore al Milan, mi dispiace L'Inter veramente dirlo, però. stasera ha umiliato secondo me il Milan perché ha dominato, alla fine ha dominato e ha strameritato questo derby. Ma non c'è neanche discussione, il Milan zero idee di tutto, veramente il Milan su tutto non si è reso, veramente proprio mai Una pericoloso. vera e propria schifezza questa qui rossonera. Niente, non c'è niente da fare. Il derby è dell'Inter ed è anche meritato. Occhio che adesso si va sul 3-0. Candreva, Candreva, Candreva tutto solo. Palo. Mamma Mamma mia, mia. mamma mia. Ricordiamo che l'Inter vince per ben 2-0 con gol di Brozovic, però comunque deviazioni di Rafael Leão che diciamo che ha cambiato molto la partita. Poi da lì ha segnato Lukaku e poi ha preso un incrocio politano e ora ha appena preso il pallo Candreva. Comunque davvero un Milan forse non vedevo. Un Milan così neanche nei tempi di quando c'erano ancora De Jong e Bertolacci nella stessa squadra. No, veramente l'Inter è una squadra che si sta dimostrando forte, ha bisogno di crescere perché siamo all'inizio dell'era Conte, però si sta dimostrando comunque una grande squadra, ma il Milan è davvero poca cosa. Se nel Milan non c'è Suso che inventa qualcosa, il Milan è una squadra veramente mediocre e forse anche meno, secondo me. Perché gli unici sono veramente Suso, se no Paquetá che comunque non era della partita, è entrato a partita in corso, quando È ormai entrato anche comunque. molto bene. Ma non c'è praticamente storia. Adesso ormai siamo praticamente a 1 minuto e mezzo, 1 minuto e 40 alla fine, Sì. ma non c'è proprio stata storia. Devo dire che non è male quel giocatore del Milan, come si chiama, Leao? Leo, però non riesce a Però, andare cioè, vabbè, non è che è un giocatore che comunque ti può cambiare la no. partita, no. È un giocatore normalissimo. È un giocatore che magari col tempo diventerà più bravo, più forte, dimostrerà di più. Era all'esordio, quindi per carità. Però veramente il Milan è poca cosa. Guarda, guarda, se non c'è Suso che inventa qualcosa, il Milan non fa niente. E l'Inter, ripeto, l'Inter stasera non ha solo strameritato, ma li ha anche umiliati, veramente umiliati. Io credo che i tifosi del Milan in questo momento, oltre a essere preoccupati per la loro squadra, secondo me saranno anche proprio incazzati, ma proprio veramente Ma è come è giusto che arrabbiati, sia. perché il Milan comunque, perlomeno per la storia che ha, dovrebbe essere una squadra almeno più combattiva. Invece mi è sembrata proprio una squadra arrendevole, totalmente, totalmente. Come posso dire, in panne dagli avversari, Non è un Milan. non ha avuto neanche lo stimolo di reazione, niente. E quindi è stato veramente un incontro Si può dire dove. che davvero un Milan proprio floscio, Sì, floscio, non ha. non ha gioco, non ha palle, non ha niente. Forse a livello di carattere è meglio la Samp. E la Samp di carattere a meno uno. Voi pensate quanto è il Milan? Il Milan davvero ha Stuso, Paquetá e Theo Hernandez. No, no, è Basta, vero. basta davvero. L'altro che puoi salvare è l'unico della difesa, Romagnoli, perché gli altri, Rodriguez, perché io non so come faccio ancora a giocare a calcio, Rodriguez, veramente, è impresentabile, quel giocatore è È impresentabile, finita. è finita, ha sbagliato di tutto, ha sbagliato di tutto, quindi vanno fatti i complimenti all'Inter, perché vanno fatti i complimenti all'Inter per comunque. Per come ha gestito la partita e anche a Conte, perché comunque si dimostra sempre un grande allenatore. E Esatto. invece devo dire che comunque è vero che quello che mi dai con quello ti posso tirar fuori, però qualcosa in più forse puoi anche fare. Secondo me comunque Giampaolo forse, e il forse ormai lo escludo quasi, non è la
L'allenatore adatto per questo Milan, per gli uomini che ha, perché c'è forse troppi trequartisti, non lo so, trequartisti, oddio, comunque c'è Paquetá, Suso che comunque l'ha inventato trequartista, ma Suso non è un No, trequartista, infatti il trequartista Suso rende proprio una rende scelba. niente, non rende niente. Io veramente, cioè, non lo so, secondo me Giampaolo farà poca strada, Sì. Se va avanti il suo passo, sì. farà proprio poca strada. Niente, quindi cosa aggiungere altro? Cioè, quindi Lukaku strepitoso, Brozovic l'Inter ha magico. punteggio pieno, attenzione, l'Inter ha punteggio pieno, 12 punti per E l'Inter. la prossima c'è pure Inter-Juventus. Quindi la Juve che va a vincere comunque con l'Hellas, A fatica. quindi la Juve chiama e l'Inter risponde, quindi attenzione, si propone sempre di più un campionato. Sì, che è vero, c'è anche il Napoli, però attenzione, Juve-Inter, questa lotta comunque delle squadre storiche alla fine del nostro campionato, attenzione, potrebbe essere veramente così. Esatto. Questo è tutto. Quindi niente, cosa dire? Mi dispiace vedere il Milan così, però l'Inter veramente stasera è stata tanta roba rispetto al Milan, non c'è stata proprio partita, quindi non so, fateci sapere voi nei commenti cosa ne pensate, e quindi commentate, condividete, iscrivetevi al canale, un saluto da me. E da me. Ciao a tutti! Lasciate tanti like.